sei sveglio. Non male, eh? Ehi, vacci piano, piano. Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me, ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Good Springs. Spero che non ti scocci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro, Dago, ma dovrai dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata? Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene, la roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Bene, prova a camminare fino all'altra estremità della stanza, fino al tester energetico che c'è là. Vai piano adesso, non è una corsa. Tutto bene finora. Vai a provare il tester della forza. Così scopriamo subito se hai recuperato tutte le tue facoltà. Fa piacere vedere che i proiettili non ti hanno fatto perdere fascino. Beh, sappiamo che le tue funzioni vitali sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più folle dello sterco di Bigorner. Che ne dici di metterti a sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda? Vediamo se le rotelle girano ancora bene. Va. Prima di lasciarti andare, mi serve un'altra cosa da te. Ho un modulo da farti compilare in modo da avere un'idea della tua storia medica. Solo una formalità. Non è che io mi aspetti di scoprire che i proiettili alla testa sono un male di famiglia. Va bene, così dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è...
Grazie. Ciao. Chiedo scusa. Come posso esserle utile? Ehi, benvenuto. Ehi là, amico. Oh, oh, attenzione. Mi piace questo. Dove andiamo? Situazione nella strip è tesa. Il capo di uno. Abbiamo persino cose di cui è vietata la vendita.
resta là, non muoverti. Inizierò da qui. Benvenuto, tesoro. Grazie di aver visitato il mio... Ehi, nessuno a parte... Avvicinati all'area di dimostrazione, per favore. Ok, quindi hai già familiarità con i Securitron. E voglio dire, alcuni dei tuoi amici sono Securitron, giusto? Il nostro alloggiamento in lega di titanio protegge bene le nostre delicate parti interne elettroniche dal fuoco delle armi leggere e dalle schegge. Il nostro braccio sinistro contiene un laser Gatling X25 MC
micidiale contro obiettivi civili a medio raggio. Sembra divertente. E per la repressione a breve distanza e il controllo della folla abbiamo questo fucile mitragliatore 9 mm di facile utilizzo. Bello. Sono tutte state vecchie, giusto? È qui che si fa interessante. A quanto pare quelle sono le nostre armi secondarie. Da tutto questo tempo stiamo facendo girare il sistema operativo Mark 1, che non ha driver per le nostre armi secondarie. Immagina! Adesso guarda qui. Sto scaricando il sistema operativo Mark 2 in tutti i securitron in rete. Fa davvero la differenza. Con il lanciamissili M235 possiamo attaccare bersagli terrestri e aerei a lunga distanza. E un sistema di lancia granate G28 a ripetizione ci rende micidiali negli attacchi a breve distanza. Guardala! L'aggiornamento del sistema operativo include driver per i nostri sistemi di riparazione meccanica a bordo. Adesso provate a colpirci! Nel complesso, questo aggiornamento del software permette un aumento del 235% dell'efficacia in combattimento. Per unità. New Vegas ha finalmente dei soldati degni di proteggerla. Ogni security tranne il re... Ehi, ciao ancora! Non adori vedere il lag. Un inviato.
Caesar è in... Immagino che non sia... Hai fatto un super lavoro. E così il corriere che aveva imbrogliato la morte al cimitero fuori da Good Springs aveva beffato la morte ancora una volta, cambiando per sempre la zona contaminata del Moave. Il corriere, con l'aiuto di Yes Man, scacciò sia la legione sia la RNC da Hoover Dam, assicurando l'indipendenza di New Vegas da entrambe le fazioni. Con il signor House fuori gioco, i Securitron rimasti sulla strip stentavano a mantenere l'ordine. Le strade erano in